Sono stato così tanto fuori dal panorama di YouTube che non mi sono aggiornato. E hanno fatto uscire la sala del costruttore livello 6. Perciò, se questo video arriva a 10.000 like, ragazzi, faccio subito la sala del costruttore a livello 6. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi siamo finalmente tornati su Clash of Clans. Era da 2-3, facciamo 4-5 giorni che non facevo video, per il semplice fatto, per chi me lo stesse chiedendo, che ero impegnatissimo per gli esami di maturità. Provate a pensare che ieri ho terminato la terza prova e tra 4 giorni avrò l'orale, che sarà proprio un trauma psicologico per la mia mente. Per chi volesse sapere quale tema porterò all'esame, porterò la Corea del Nord. Torniamo su Clash of Clans. Innanzitutto volevo farvi vedere cosa è cambiato nel mio villaggio in questi ultimi giorni che non sono stato abbastanza online su YouTube. Come potete vedere, le mura le ho portate tutte, almeno tutte, a livello 3. Infatti ora il mio villaggio ha anche un look un po' diverso, anche perché gli ho cambiato il layout, e sinceramente con queste mura a livello 3 fa veramente la sua porca figura. Inoltre ho aggiornato altre due pezze di mura a livello 4, che praticamente questo qua è il lato più frequente da cui mi attaccano, perciò mi serve abbastanza. Poi all'entrata del villaggio non ho messo trappole né niente niente, perché la gente pensa che io lì sia pieno di bombe, trappole, di tutto. Invece ce l'ho da dietro, che è la parte più comune da dove mi attaccano, perciò tanti saluti. Inoltre ragazzi, volevo farvi vedere che ho aggiunto, cioè ho aggiornato anche la macchina da guerra finalmente a livello 4, e tra 1.300.000 di Elysium riuscirò a portarla a livello 5 e mi andrà a sbloccare l'abilità. Inoltre ragazzi, nel laboratorio stellare ho aggiornato anche i baby drago a livello 8. Non li andrò a portare a livello 9, perché l'Elysium che andrò a accumulare lo utilizzerò per farmi la sala del costruttore a livello 5. Volevo dire la macchina da guerra. Mi confondo sempre. Bene ragazzi, io direi di andare a fare una partitina veloce veloce per farci un po' di risorse. Allora, vediamo che lato possiamo attaccare. Io direi da qui. Innanzitutto buttiamo la macchina da guerra. Spaccamura, spaccamura. Ok, il mortaio ha adescato la mia macchina da guerra, perciò possiamo mettere giganti. Un altro spaccamuro. Gli arcieri dietro da far pulizia. Maledizione, purtroppo alla nostra destra c'era una Tesla. Aia, è scoppiata anche una bomba. Qua la cosa si fa pesante. Pesante, pesante, pesante. Ok, sono costretto a distruggere questa Tesla e sono a corto di arcieri. Boom. Ok, la macchina, sì, dalla mia macchina da guerra è riuscita a prendere la sala del costruttore nemico. Vedo se riesco a fare percentuale e distruggere questo mortaio veramente odioso. Guardate, la macchina da guerra è ancora viva. Mi ha fatto da tank veramente potente. Forse se riesco a sognare anche un 100, ma la vedo difficile, la vedo difficile, perché sono ancora in vita due cannoni e mi stanno facendo troppo danno agli arcieri. Io direi far anche resa senza problemi. Siamo arrivati al 62%. Penso di essermi portato a casa il bottino. Beh, non sto a vantarmi dicendo che era quasi ovvio la vittoria, ma ragazzi, questa difesa è veramente molto forte per la sala del costruttore livello 5. Se avete bisogno di una difesa per sala costruttore livello 5, io vi consiglio vivamente questa. Guardate qua questo capomastro come lavora, come un dannato. Togli anche questo, togli anche questo, guarda, guarda. Lavora, 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 mamma mia, la velocità della luce. È invece una difesa simile a quella che avevo una volta io. Diciamo, devo capire dove. Allora, il mortaio. No ragazzi, non si va dalla parte del mortaio, si va dalla parte opposta. Bisogna fare un lavoro di strategia molto potente. Gli arcieri non vanno mai messi tutti insieme, e soprattutto non vanno mai messi in un unico posto. In questo caso ho sparso abbastanza gli arcieri, sperando che il mortaio si distraga abbastanza, ma la vedo dura. Oddio, il mortaio sta puntando molto in fretta i miei arcieri. Invece i miei arcieri riescono a portarmi a casa la seconda stella. Dannazione. Questa invece è uguale alla difesa che avevo una volta io. Sperando che abbia le bombe dove le metto io di solito. Mettiamo la macchina da guerra. Bello, bello, bello. Beccarsi tutte le bombe in faccia. Bellissimo. Un gigante è volato via ragazzi. Aiuto. Effettivamente mi sono andato a beccare tutti i punti in cui
il mio nemico aveva posizionato le bombe, perciò non mi porto a casa neanche una stella. Oh, possiamo guardare la pressione in live ora? Sì, maledetto infame con il baby drago, dai, contento te proprio. Dopo una serie di clamorose sconfitte, partiamo di nuovo all'attacco. E questo villaggio qua mi sembra abbastanza più facile rispetto ai precedenti, innanzitutto perché ha il mortaio bassissimo, ragazzi. Mettiamo i giganti, spaccamura, spaccamura, perfetto. La macchina da guerra, un altro gigante. E siamo già all'interno del punto focale del villaggio, ragazzi. Distrutto il mortaio, io posso già posizionare tutti i miei arcieri come voglio e stanno già facendo percentuale. Basta che la mia macchina da guerra si avvicini alla sala del costruttore nemico e gli arcieri faranno il restante del lavoro. Guardate qua, vabbè, mi ha volato via un gigante, purtroppo capitano ste cose. E forse sto ragazzo si rischia un 100%, ragazzi. Se sono fortunato lo rischia. Purtroppo la macchina da guerra è andata a morire ora. I doppi cannoni al massimo fanno male. Il giocatore aveva solamente il mortaio basso, per il resto aveva le difese abbastanza alte. È andato a rischiare un 100% solamente perché non aveva il mortaio a livello alto. In teoria ho vinto. Quando ne perdi due, una la vinci. No! Allora, ragazzi, questo qua è un villaggio molto simile rispetto al primo villaggio che abbiamo attaccato in questo video. E devo dire che sembra fatto anche meglio. Qua è pieno zeppo di bombe, trappole a scatto, ve lo garantisco, perché c'è il mortaio. La vedo dura, la vedo abbastanza dura, ragazzi. Non so cosa fare. Puntare la fortuna? Tentiamo la fortuna. Tentiamo la fortuna. Tentiamo la fortuna. Ok, i giganti li sono stati posizionati. I spaccamuro spaccano le mura, ma i giganti girano. Uno ha girato totalmente, fanculissimo. Allora, disperda un po' gli arcieri per distrarre le, non so cosa. Ok, mortaio ha puntato la mia macchina da guerra. Perfetto. Posso posizionare tutti i miei arcieri, ragazzi. Il mortaio va giù. La mia macchina da guerra sta entrando dentro il villaggio. Gli arcieri distruggono i cannoni. Il nemico ha già finto di attaccarmi e sta entrando in partita a guardare la sua difesa. Io spero che lui non mi abbia già fatto il 100%. Ok, non so se riesco a portarmi a casa dalla sala del costruttore. Ok, mi sono portato a casa dalla sala del costruttore, ma non mi porto a casa la seconda stella. Cavoli, maledetto. Se andavo a fare anche la seconda stella, mi portavo a casa la partita. Ragazzi, qua sopra le 3000 è veramente un disastro. Ci sono giorni che sali, sali, altri che scendi, scendi. Allora, villaggio sicuramente fatto bene. La mia unica via di salvezza sono i spaccamuri. Allora, no, 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 sì, devo puntare tanto ai spaccamuri. Go, spacca, 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 spaccate, dai ragazzi, spaccate i coglioni. Come sapete fare voi, spaccate i coglioni. Gli arcieri solamente 8. Vediamo se gli spaccamuri possono aiutarmi a completare quest'opera di distruzione. No, 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 devo essere solamente dietro a quei giganti. Ragazzi, distruggete questo sala del costruttore. Perfetto. Distruggiamo la sala del costruttore nemico. Vedo se riesco a far percentuale, ma la vedo abbastanza difficile. Siamo al 33%. La mia macchina da guerra è ancora al massimo della sua vita. E dannazione, abbiamo troppo pochi arcieri. Pochi arcieri che non fanno danno. Anzi, invece sì, ragazzi, sono riuscito a conquistarmi la seconda stella. Vedo se riesco a portarmi a casa finalmente la vittoria. E devo dire che questa tecnica dei 6 spaccamuri non è troppo malvagia. No, non riesco a portarmi a casa la percentuale. Dio c***o. In teoria dopo la seconda persa mi porto a casa la partita. Oh, odiosissimo. È tanto odioso quanto fastidioso questo villaggio. Perché questo qua c'ha tutte le bombe in un unico posto. Guardatelo, guardatelo. Ora mando 3 giganti. Vedo se gli spaccamuro non si fanno friggere. Riesco a portarmi a casa anche un po' di percentuale. Dai, spaccamura, spaccamura. Siete fondamentali per andare contro questo villaggio. Mi sono già partiti 3-4 giganti, mamma mia. Troppo odioso. Ok, ho pochissimi arcieri e la macchina da... No, ok, il mortaio è morto. La macchina da guerra sta entrando. Prende la sala del costruttore per ovvi motivi, perché è tanto vicino. No, 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 ragazzi, non ci siamo. Sto rischiando anche questa partita. Ok, presa la sala del costruttore. Giganti tankano gli arcieri. Ok, gli arcieri fanno ancora più percentuale. Perfetto, abbiamo ancora 2 spaccamuri che stanno facendo danno. Forse sto ragazzo si rischia la terza. Se sono fortunato si rischia la terza. Tensione. 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 No, ragazzi, purtroppo non si rischia la terza.
perché ho ancora due cannoni in vita. Finalmente sono riuscito a portarmi a casa 3 attacchi vinti. Bonus, terza vittoria assegnato. Grazie mille, grazie. Il prossimo tra 4 ore. No, no, io non vado a farmi sgherri a livello 7 perché alla fine non li uso neanche. Sinceramente preferisco tenermi l'elisir per portarmi subito alla macchina da guerra a livello 5 e poi mettere l'oro a fare una difesa. Questa cosa troppo, cosa troppo. Sono stato così tanto fuori dal panorama di YouTube che non mi sono aggiornato e hanno fatto uscire la sala del costruttore livello 6. Dannazione! Perciò, se questo video arriva a 10.000 like, ragazzi, faccio subito la sala del costruttore a livello 6. Intanto mettiamo un cannone. Perciò, ragazzi, come al solito, spero vi sia piaciuto il video. Ricordate di lasciarmi un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video.